positivo, abbiamo parlato di futuro. Albertini poi sarà una scelta personale, a me piacerebbe, mi è piaciuto come sindaco e mi ripiacerebbe come sindaco. Albertini ha lasciato una traccia importante su questa città, i grattacieli, le metropolitane, i parchi, grandi opere, dopo di lui poco, e quindi Milano ha bisogno di concretezza, di visione, di futuro, di coraggio, di onestà, di velocità. Io penso che Albertini sarebbe una garanzia da questo punto di vista. Poi la scelta è sua, ripeto, non può essere accusabile di salvinismo, leghismo o sovranismo, visto che vi ricorderete più di una volta in passato abbiamo avuto visioni diverse, però Milano ha bisogno di una spinta, ha bisogno di tornare a correre. Gli ultimi mesi, a prescindere dal Covid, anzi gli ultimi anni di gestione Sala, sono stati fermi, sono fermi tutti i grandi progetti. Ecco, buona parte della Milano che oggi i milanesi conoscono è stata disegnata negli anni di Albertini, della Lega e del centrodestra. Che tempi vi siete dati? Entro metà maggio, adesso c'è il recovery e ripeto, usare bene 200 miliardi e fare le riforme che servono per spendere 200 miliardi è fondamentale. Ecco, su questo spero che non nasceranno problemi da parte di PD o 5 Stelle, perché azzerare la burocrazia, azzerare il codice degli appalti, usare il modello Genova per tutti i cantieri, rivedere la giustizia, accelerare i tempi della giustizia e rivedere il fisco e tagliare le tasse laddove possibile è fondamentale per usare questi fondi. Se qualcuno vuole tenere ferma la situazione ad oggi, il codice degli appalti di oggi, la burocrazia di oggi, non spendiamo un euro, altro che 200 miliardi. Quindi prima mettiamo in sicurezza questo patrimonio e poi chiudiamo la discussione sulle amministrative.